Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Adesso va meglio. Sono sul tetto di casa mia perché in camera mia c'era la mia ragazza che dormiva, quindi non avevo voglia di svegliarla, giustamente, di conseguenza avevo un po' di bordello in camera. Quindi insomma sono sul tetto di casa mia perché almeno posso parlare in tranquillità senza dover rendere conto a nessuno. Faccio questo video diverso dal mio solito, perché di solito parlo di rap, perché era tanto che volevo fare questo video. È circa 1 o 2 settimane che volevo fare questo video, però non ho mai trovato il tempo necessario per farlo. Adesso mi sembrava il momento giusto perché è successo un avvenimento veramente brutto, che veramente mi ha fatto storcere il naso e sinceramente mi ha dato alquanto fastidio, devo dire la verità. Allora, oggi mi è capitato, io sono tornato a scuola alle 4 del pomeriggio, quindi era veramente abbastanza tardi anche per fare video, però mi sono messo appunto su YouTube, ho visto tra i video consigliati un video di Ciccio Gamer. Allora, adesso già che ho pronunciato il nome Ciccio Gamer, subito mi immagino già sotto, nomi per fare views. Io avevo questo video in programma da tempo, cioè raga, veramente. Però questa cosa che appunto è successa a Ciccio Gamer, che vi andrò ad esporre, mi ha fatto ancora scattare più la voglia di dire la mia. Questo è stato il culmine, penso, della questione appunto che volevo affrontare. Io ormai sono su YouTube da un po' di tempo e mi sono un po' stufato di leggere commenti offensivi, leggere commenti appunto di odio, che perché la gente vuole creare odio, alla gente piace l'odio. Ma sono il primo a dire che magari mi piace l'odio, ma non perché mi piace, perché semplicemente una faida attrae l'umano a vedere le botte. Cioè è fin dall'epoca dei romani, dei greci, che appunto si faceva la lotta tra l'uomo e di conseguenza si creava pubblico. Ma non è di questo che voglio parlarvi perché l'odio attrae. Io ho fatto un esperimento qualche giorno fa, rispondendo a testa di cazzo ai commenti appunto degli hater. Rispondere agli hater non l'ho mai fatto perché non mi è mai interessato, o meglio, se l'ho fatto raramente. Però ho voluto provare a rispondere in modo cazzona, in modo da testa di cazzo, cioè insomma rispondere a tono. L'ho fatto, cosa è successo? Video visualizzatissimo, ovviamente, video che è piaciuto tantissimo, ci sono anche impegnato, devo dire la verità. Però comunque sia un video veramente visualizzato. Però io mi sono rotto i coglioni delle persone che più c'è odio, non sono di certo io a poter cambiare questa cosa, però mi sono un po' rotto i coglioni di creare odio, perché creando odio si sprigiona sempre altro odio. Cioè, creando dell'odio, se io dico, vado da una persona a commentargli tipo testa di cazzo, lui ovviamente tenderà a rispondermi, di conseguenza si crea altro odio che poi insomma si va a finire in che cosa? Voglio arrivare proprio a questo. Va a finire in avvenimenti brutti, bruttissimi direi, come quello che è successo al povero Ciccio Gamer. Mi è capitato tra consigliati il video di Ciccio Gamer che a Romix è stato bullizzato, perché io ho visto quel video, mi ha toccato tantissimo, mi ha veramente toccato tantissimo. Io veramente faccio i complimenti a Ciccio Gamer perché è stato veramente forte. Ragazzi, io non ho problema a dire che Ciccio Gamer non lo seguo, proprio assolutamente no, però semplicemente faccio i miei complimenti a Ciccio perché veramente si è dimostrato una persona veramente forte con i coglioni. E cosa è successo? A Romix, praticamente a Roma, Ciccio Gamer è stato bullizzato in che modo? Praticamente un ragazzo di 18 anni ha preso un, non so se un cornetto, non ho capito bene, un cornetto alla Nutella e gliel'ha spalmato in faccia mentre era con i suoi fan a farsi delle foto. Ecco, un avvenimento del genere mi ha fatto riflettere tanto, ma non per quanto l'uomo faccia schifo a livello proprio di persona, proprio perché con il ragionamento che facevo prima, creando odio si sprigiona sempre altro odio, soprattutto quando si ha in mano magari un grosso pubblico. Io mi rivolgo più a un pubblico che sia piccolo che grande, però veramente vedere anche sotto i miei video commenti di persone adulte che hanno anche seguito venirmi a dire delle cose insultandomi, cioè, o cose così. Io sono veramente una persona che non ha tanto hating, se si può chiamare così, però veramente mi ha fatto riflettere tantissimo. Anche quel piccolo, perché c'è bisogno di creare odio? Questa è la vera domanda, perché c'è bisogno di creare odio? Ragazzi, l'odio sprigiona altro odio. Io veramente non lo so, io non so che testa hanno certe persone. Adesso rimango sul vago perché non voglio dare pubblicità a elementi che non la meritano, ecco. Però veramente io sono rimasto basito dal comportamento che ha avuto questo ragazzo di 18 anni, perché anch'io ho 18 anni, anzi tra poco 19, però
veramente davvero a 18 anni c'è bisogno di fare questo tipo di cose? Cioè veramente non siamo ancora maturi, per carità, ognuno ha il suo livello di maturazione. Piano piano tutti maturano, però veramente ancora a 18 anni si crea odio per farsi sentire grossi facendo del male fisico, psicologico a un'altra persona che poteva essere Ciccio Gamer come poteva essere un altro, cioè a me non mi interessa, è capitato a lui, mi dispiace e quindi lo cito. Però veramente io rimango basito, vi voglio chiedere questa domanda, c'è bisogno veramente di creare odio? Perché io veramente quando si crea odio si scatena sempre visual, si scatena sempre le persone che vanno a vedere quel video, io l'ho provato come ho detto nel video. Boh, io vi lascio con questa domanda, ripeto, c'è bisogno veramente di creare odio? Boh, a voi la risposta, io non mi esprimo. Mi dispiace perché ci sono tante persone che lo fanno anche in modo magari scherzoso, però fa male, cioè ragazzi, fa male dire certe cose. Adesso rimango molto vago perché non ho voglia di andare nello specifico, però io non me la prendo perché sinceramente non rispondo neanche agli haters, però a volte capisci veramente che l'haters in sé è una persona debole più di quanto sembra. Detto questo, mi sono dilungato fin troppo. Non faccio nomi neanch'io perché non avrebbe senso, però boh, ragionateci anche un po' voi. Faccio veramente i miei complimenti a Ciccio Gamer perché ha veramente saputo rispondere in modo con le palle. Finalmente lo ha fatto, perché io aspettavo veramente questo video da tanto tempo di Ciccio Gamer, anche non seguendolo, perché avevo visto ovviamente qualche video in cui si lamentava di questo fatto. Lo ha fatto e ha fatto bene, secondo me ha fatto benissimo. E ragazzi, non è per leccare il culo, perché a me di Ciccio Gamer non me ne frega nulla. O meglio, gli faccio i miei complimenti, però nel senso che deve essere lui come un altro. Gli fa onore comunque questa cosa. Detto questo, raga, io vi invito non tanto a lasciare un like eccetera, vi invito a commentare qua sotto se c'è veramente bisogno di creare odio nei confronti di altri. Ma non è... può essere una domanda stupida, perché voi direte sicuramente subito no, non c'è bisogno di creare odio. Vi invito a ragionare su questa affermazione, perché l'odio effettivamente scaturisce visual, scaturisce persone che appunto vanno a vedere cosa succede. Se qui sotto si prendono due asprangate nei denti, le persone sono subito lì a vedere. Niente, io vi saluto, bella raga. Spero che abbiate capito il mio ragionamento, perché sono stato molto vago. Bella.